da parte di Morales è l'amicizia. Ci sta, io lo zero di score e Noemi con la borsa. Questo qua so io, con il mio cantante preferito che è Francesco Renga. Mi sogna di cantare con lui. Io sono stato in Polonia con gli amici di Simone. E il mio sogno è quello di prendere l'aereo e di ritornare a fare il viaggio in Polonia. Siamo nel quartiere Alessandrino, nel cortile dell'oratorio della parrocchia di San Giustino. Siamo qui a vedere gli ultimi ritocchi del bellissimo murales che l'Associazione Amici di Simone, un'associazione della parrocchia, sta realizzando al termine di questo loro cammino annuale. Questo murales nasce da un lavoro, da un progetto, di un'attività all'interno dell'associazione, una delle tante attività che svolge, proprio perché resti in questo oratorio un segno della nostra presenza, di una realtà che si fa prossima per i ragazzi diversamente abili. Questo murales vuole rappresentare quei valori che sono appunto 5: la solidarietà, l'amicizia, la gioia, l'amore. Poi il quinto sono i sogni. Sono i valori anche del nostro santo protettore e sono i valori che vogliamo trasmettere a questi ragazzi e a tutte quelle persone che li avvicinano. Lavorare al murales è stato bello. È stato un bel lavoro. Quando vengo qua mi sento felice perché ho degli amici bravi, questi degli amici di Simone. Il fatto di inaugurare questo murales in occasione della festa di San Giustino è anche per ricordare che questi valori che i ragazzi hanno cercato di interpretare, di incarnare durante le attività nel laboratorio della gioia, nei diversi laboratori che hanno vissuto durante l'anno, fa parte un po' dell'esperienza anche della vita parrocchiale. San Giustino è chiaramente in epoca, in tempi completamente diversi, nelle sue apologie ha descritto lo stile di vita dei cristiani che vivevano insieme, si aiutavano, affrontavano anche le fatiche insieme, e tutto questo penso che in epoca diversa, anche oggi in modo del tutto diverso, ma in modo sostanziale, si è cercato ancora di concretizzarlo.